Onorevole Toninelli, da ieri è scattata anche per lei quella che voi chiamate pensione privilegiata. Quando al compimento del 65esimo anno di età le arriverà questo vitalizio di circa 1000 euro al mese, lo restituirà? Farò di più. Insieme a tutti gli altri colleghi, come avrete visto ieri nella conferenza stampa, abbiamo depositato questa lettera che è veramente il tentativo estremo per dire agli italiani, chiedendolo al Presidente di Camera e Senato, di essere uguali a loro. Noi rifiutiamo, lei sa che la legge Richetti è in aula grazie al Movimento Che 5 Stelle, sarebbe che la sarebbe proposta di applicare la legge riforma di Fornero, Richetti del Partito democratico, Democratico? che non l'avrebbe mai portata in aula, applicati ai parlamentari dalla prossima legislatura, che tagliava i vitalizi, quelli degli ex parlamentari che avevano fatto un solo giorno. Siccome non siamo riusciti a ottenere tutto, cioè di applicare la legge Fornero anche a noi stessi in questa legislatura, questa è la rinuncia volontaria. Come ho rinunciato a metà dello stipendio, come rinuncio a metà dello stipendio, come abbiamo rinunciato a 42 milioni di finanziamenti pubblici, diventati 80 milioni, è fantastica questa cifra, in 4 anni e mezzo di Parlamento. Insieme ovviamente agli stipendi, questa è la lettera con la quale Certo. rinunciamo Quindi alla. rinuncerete al Ed è cosiddetto una cosa, vitalizio. penso, straordinaria. E non ci fermiamo, non ci fermiamo perché se non dovessimo riuscire ad ottenere il risultato, lo faremo quando saremo al governo. E lo facciamo Allora, con grande convinzione, mi creda. senatore Sposetti. Lo seguo Toninelli, un ragazzo impegnato, bravo, che però mi firma una cosa di quello che succederà fra 22 anni. Ora, fra 22 anni, io lo andrò a cercare per vedere. Scusa Toninelli, ma quella sera dalla Gruber alle 8:30 hai detto che restituivi. Dove sta la tua restituzione? Perché glielo farò. Ha Guardi, capito, io Toninelli? penso che Sposetti e quelli del suo partito e quelli che ragionano in questi termini la debbano piantare di prendere in giro gli italiani. Ogni volta che viene proposta una legge di equità che rispetta l'uguaglianza di tutti i cittadini, come è questa che dice che gli onorevoli non vanno in pensione a 60 anni con 10 anni di Parlamento, anzi vanno in pensione a 60 anni, mentre i cittadini vanno in pensione con la legge Fornero a 70 anni. È una cosa allucinante. Io non Ma a accetto. E 65, no? Voi dicono a andate in 65 se fa una pensione con... legislatura e a 60 anni se fa due Ok. legislature. E noi proponiamo di mandare gli onorevoli come cittadini normali e ci dicono che non è possibile e ci dicono che è incostituzionale. Ma quando hanno fatto la legge Fornero che Sposetti ha votato, dove c'erano quelli che loro chiamano i diritti acquisiti di decine di milioni di italiani che avevano programmato la loro vita, andare in pensione magari a 65 e devono andare a 70, non era un diritto acquisito quello. Questa non è una legge costituzionale, questa è una incostituzionale, è una legge costituzionale che equipara i parlamentari che fanno leggi per gli altri, ma non per loro. Ma lei si rende conto di come è svilito il Parlamento quando gente che fa leggi come la legge Fornero però dice sì, tanto viene applicata ai cittadini fuori da queste mura, ma non viene applicata a noi. Noi vogliamo che le leggi per prima debbano essere approvate se vengono applicate a chi le approva. Forse sì che il Parlamento torni ad essere un luogo dignitoso. E concludo, ci sono 2600 ex parlamentari che hanno fatto i parlamentari fino al 93, sono ancora in vita, e per un solo giorno in Parlamento hanno dei vitalizi dal giorno dopo che sono usciti. Questa legge qua li va a cancellare. A me dispiace, io capisco anche il senatore Sposetti, che è in Parlamento da più di 30 anni e che non ha solo la pensione privilegiata, ma c'è anche il vitalizio. È normale che se passa la legge Richetti il suo assegno, non lo so, da 5.000, 6.000, 10.000 euro netti si dimezza. Quindi io la comprendo anche, ma non accetto la presa in giro che lei fa e che quelli come lei fanno agli italiani, che dicono che questa legge non si può fare, che questa rinuncia non si può fare. Ma come si permette? Noi abbiamo rifiutato finanziamenti pubblici, Allora, ci aspetti, dimezziamo lo stipendio, Toninelli, chiediamo di non vedersi applicare, anzi di applicare a noi stessi legge Fornero, e lei ci dice che non possiamo. Aspettiamo la risposta. Ci risponderà di no Grasso e la Boldrini. Sai cosa facciamo? Troveremo un'altra cosa. Il dimezzamento degli stipendi, non abbiamo mica fatto una legge per applicarcelo. aspetti un attimo che adesso diamo diritto di replica al Certamente, senatore volentieri. Sposetti, così. Allora, dice in sostanza Toninelli che per i parlamentari, per i politici, deve valere quello che vale per gli altri cittadini, cioè la pensione contributiva in base a quello che si è contribuito, si incasserà una pensione più o meno alta. Allora lei dice che è già stata cambiata, no? Risolto, però questo La legge problema è sui vitalizi risolto. nel 2012, Esatto. e quindi i 1900 e qualcosa euro che
un parlamentare di prima elezione riceverà il compimento dei 65 anni di età, è giusto, no? È già contributivo questo. Perché è in base è a quello che ha versato. 60 anni però. A 65, quello che 65. Stiamo dicendo questo. Sì, ma un allora, nato negli anni 80 va in pensione a 75 allora, anni, scusate. Ma di cosa stiamo parlando? 10 anni prima va in pensione un parlamentare. Quindi non va bene neanche questo, ma stiamo, non va bene. Okay. La, applichiamo chiedo. La stessa data anagrafica per andare in pensione ai cittadini normali e ai parlamentari. Il metodo contributivo, è vero, è applicato dal 2012, ma va in pensione a 60 anni se hai fatto 9 anni di Parlamento. Mi trovi lei fuori un cittadino normale che con 9 anni... Allora, va in pensione a 60 anni, ma stiamo scherzando. Adesso io dovrei votare, ma neanche sotto tortura, per ridurre uno stato di benessere per gli ultimi anni della vita di questa signora. Sì. Ma questa cosa io non capisco perché un quarantenne come Toninelli non contesta i genitori ma vuole colpire i nonni. Se mi dà i la nonni, possibilità, le nella replico. Storia dell'umanità sono stati sempre difesi e portati su vassoi d'argento. Ma i genitori allora, si contestano, ma dire, non i nonni. Allora, io voglio semplicemente dire che non togliamo nulla a nessuno, ma diamo a chiunque quello che gli spetta. È l'articolo 3 della Costituzione. Io ho sentito parlare, io mi sento veramente, io sono orgoglioso di ragionare e di pensare e di essere completamente diverso da lei. Io non accetto che quando nel 1993 è stato votato per con più del 90% l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, il mondo politico da cui lei viene dal 93 ad oggi ha preso circa 1 miliardo di euro di finanziamenti pubblici, sostituendo una parola fintamente da finanziamento a rimborso. Il rimborso è tu spendi una cifra e ricevi indietro quei soldi. Il centro-sinistra, IDS, PDS, il PC ancora prima e adesso il Partito Democratico ha preso più del doppio dei soldi che ha rendicontato. Questo secondo voi è accettabile? È accettabile quando un lavoratore va in trasferta e spende dei soldi, gli dà la ricevuta e riceve indietro gli stessi soldi? Scusi, Toninelli, posso chiedere, ma bisogna ricalcolare tutte le pensioni in base al principio contributivo, quindi ognuno riceve quello che ha effettivamente versato. Stiamo parlando di 2600 ex parlamentari. Quindi lei si riferisce solo ai parlamentari. Noi stiamo parlando dei parlamentari, ma noi ci rendiamo conto che non per gli italiani, perché se applica questo principio alle pensioni di tutti gli italiani succede una rivoluzione. Io mi rendo conto di come sia difficile da parte di Sposetti e del Partito Democratico giustificare un no, tra l'altro a una loro stessa legge. Depositata solo per andare in televisione, adesso mi lasci parlare me, e dire abbiamo fatto la legge, grazie a noi l'abbiamo accompagnata in aula, ma siete andati oltre, ma voi vi rendete conto che il giornale di partito di Sposetti, l'Unità, aveva più di 100 milioni di euro di debito e Sposetti e il centro-sinistra hanno fatto una legge che diceva che lo Stato interveniva a coprire i debiti dei giornali di partito, ma non gli è bastato, e Sposetti se n'è vantato, io lo trovo vergognoso, quando... Le banche creditrici dell'Unità, più di 100 milioni di euro i soldi degli italiani, hanno bussato alle porte dell'Unità grazie alla capacità professionale di Sposetti, che ha creato 57 fondazioni politiche, ma all'interno delle quali ha nascosto più di 500 milioni di euro di immobili che oggi il Partito Democratico ha in queste 57. Sai cosa è successo? I creditori hanno aperto la porta e non c'era nessuno. E sa chi ha pagato? Ha pagato Renzi in questi mesi qua, l'anno scorso, 2 anni fa, col suo governo, con 107 milioni di euro di soldi pubblici. E io devo giustificare a Sposetti il fatto che la politica ha bisogno di soldi quando i soldi li ha mangiati? Forse bisogna calmarsi, sedersi, parlare anche con chi fa parte di un altro mondo e dire avete esagerato. Se vota meno della metà dei cittadini italiani è colpa vostra, assumetevi le responsabilità e facciamo l'esatto opposto. Noi lo stiamo facendo su noi stessi. Chiaro. Senza leggi. Allora, per favore, è colpa vostra che metà degli italiani non vanno al voto? No, ha detto che è tutta colpa mia, veramente. Perché... Beh, il capolavoro delle 57 fondazioni Sposetti no, l'ha fatto... No, qualcuna di più, però. Poi esatto, posso peggio ancora. Cioè, si no, dovrebbe vergognare, mi credo. Se tu hai detto perché che è il capolavoro... Sono soldi pubblici. No, quelli sono soldi pubblici. Dei lavoratori che hanno costruito le che case del popolo il sabato e la domenica. Allora, le chiedo, Toninelli, voi del Movimento 5 Stelle... quando proponete di ricalcolare tutti i cosiddetti vitalizi, immagino che però pensiate anche a quelle persone che sono in età avanzata e
e andrete, bisognerà andare a vedere quanto effettivamente hanno di pensione vitalizio, no? Prima di mettere tutto a regime contributivo. Ma bisogna semplicemente applicare la legge Dini-Fornero. Certamente non andremo a guardare i casi speciali che cerca il senatore Sposetti di trovare, di indicare per cercare una giustificazione, qualcosa di inaccettabile. I parlamentari vanno in missione, per mezza giornata prendono 500 euro di missione. È normale questa cosa. Le auto blu che ci sono, dottoressa Gruber, sono le stesse auto blu ante Renzi. Le province sono le stesse province che c'erano ante Renzi. Oggi la gente ha bisogno di segnali, ha bisogno di buon esempio. Ma il senatore Sposetti parla di democrazia. La cosa più importante perché la democrazia sia elevata e accogliente è che chi pigia quei pulsanti per approvare le leggi che cadono poi su tutti i cittadini, quelle leggi le applichi a se stesso. Io sono qua a dirle che è inaccettabile. Il Parlamento approvi leggi che riguardano tutti meno i parlamentari stessi, e questo è il salto di qualità. Ci sono degli esempi però, al quale la democrazia decade, ma decade veramente nel sprofonda. Il senatore Cuomo del Partito Democratico è stato eletto a giugno sindaco di Portici. Il senatore Cuomo, insieme al Partito Democratico, insieme a Forza Italia, non l'ha ancora dichiarato decaduto, e non l'ha dichiarato decaduto, sa perché? Perché è incompatibile il senatore con la carica di sindaco. Perché se no non gli scatta il vitalizio. È scattato, ma si rende conto, questi sono esempi da dare? Questi sono esempi concreti, tutte le sere anche di queste cose, ma Nelli, siamo in chiusura. Lei voterà per... No, prima mi faccia fare un appello, tre secondi, perché immagino che... Tre secondi, senatore, perché devo chiudere. Parlato moltissimo, io faccio un appello agli italiani, dateci una mano. La legge a firma PD, ma del Movimento 5 Stelle, è ferma al Senato. Il senatore Sposetti non la vuole votare, possiamo avere i numeri. Abbiamo bisogno che ci sia una sollecitazione pubblica, sana, ovviamente pacifica, per costringere il Partito Democratico e soprattutto il segretario Renzi, quando temerà di perdere tanti voti, di votarla. Significa, se venisse votata, che i nuovi parlamentari, che gli onorevoli, andranno in pensione alla stessa età dei cittadini normali, con la legge Fornero. Quindi forse capiranno che è talmente brutta la legge Fornero, che così almeno la cambieranno, perché devono cambiare per loro stessi. Bene, senta Antonio, mi dica ancora, lei per chi voterà, quando online andrete alle urne per scegliere il vostro candidato premier, voterà per Di Maio e... Ci saranno altri candidati? Ma io voterò per chi mi rappresenta meglio, ma do poca importanza alla persona e alla faccia, perché lei sa che abbiamo votato, concluso, tutto il programma. Chiunque andrà a rappresentarci, se gli elettori ci daranno fiducia, dandoci la maggioranza per governare il Paese, no, ma avrà lei un personalmente, vincolo. Intanto mi dica se ci sono altri candidati. Ma certamente non ci sarà un solo candidato. Io voterò per chi mi rappresenta di più. Per me è importante il programma, dottoressa, veramente è importante il programma. Dove le idee camminano però sulle gambe delle persone. Abbiamo degli ottimi rappresentanti, questo, diciamo, più di uno, almeno di chi può rappresentare sia le mie idee che tutte le idee della comunità del Movimento 5 Stelle. Quindi voterà per Di Maio. Io voterò per chi mi rappresenta di più e che porta avanti il programma, ma certamente chi mi rappresenta benissimo. Ma il programma mi rappresenta tutta la comunità, e lui lo farà benissimo. Grazie onorevole Toninelli, grazie senatore.